Che cosa parleremo? Parleremo di economia. Una materia abbastanza diversa da tutte le altre materie che vi troverete a affrontare nel corso degli studi in ingegneria. Voi che non avete scelto di fare ingegneria gestionale, un po' diverso per chi ha scelto di fare ingegneria gestionale, perché in quel caso si troverà tutta una serie di corsi di economia. La prima cosa che facciamo, cerchiamo di dare una prima definizione di economia. Già da questa prima definizione che daremo tra breve capiremo una cosa molto importante. L'economia, come dicevo, è una materia abbastanza diversa da tutte le altre, e ci accorgeremo da subito che le definizioni che daremo sono un po' meno rigorose di quelle a cui siete abituati. Avremo a che fare con tutta una serie di definizioni che, come dire, sono un po' meno precise, un po' meno rigorose delle definizioni ingegneristiche, che se magari confrontate la mia definizione con quella che troverete nei libri di testo in merito a un certo argomento, ovviamente è un discorso del tutto generale, poi magari ci sarà qualche caso specifico in cui invece la definizione sarà molto precisa, vi accorgerete di trovare delle piccole differenze, sia tra la mia definizione e quella che leggerete sul libro, sia andando a leggere definizioni da teste diverse. Questo non deve stupire, perché come vedremo l'economia tende a cercare di modellizzare il comportamento umano, e quindi è una scienza molto complessa che abbraccia tutta una serie di discipline, sociologia, piuttosto che tutto quello che ha a che fare con il tentativo di modellare il comportamento umano. E questo fa sì che quando si cerca di applicare modelli matematici a una popolazione di, anche molto numerosa, di esseri umani, naturalmente si tende a non essere troppo rigorosi e troppo stringenti con le definizioni, perché altrimenti si perde la possibilità di avere risultati che poi siano di pratica utilità. Da dove viene il termine economia? Qual è l'etimologia del termine economia? Beh, viene dal greco, dall'insieme di due parole, oikos e nomos. La prima parola, la traduzione letterale è casa, però nella combinato tra questi due termini va tradotta come l'insieme dei beni della famiglia. E il secondo termine, anche qui la traduzione letterale, letterale è norma, però in questo caso va intesa come insieme di leggi, insieme di regole. Quindi nel significato etimologico del termine, economia sta a significare l'insieme di regole che servono per gestire i beni di una famiglia. D'accordo? Non è questa la definizione di economia, questo serve solo a far capire da dove viene questa parola. Però in realtà non ci allontaniamo tanto dalla prima definizione che diamo di economia, una definizione, come dicevo, tutto generale. Potremmo definire economia come lo studio dell'organizzazione dell'utilizzo di risorse scarse al fine di produrre beni utili per soddisfare bisogni individuali o collettivi. È studio del sistema di interazioni
e studio del sistema di interazioni che garantisce tale tipo di organizzazione. Ripeto, studio dell'organizzazione dell'utilizzo di risorse scarse al fine di produrre beni utili per soddisfare al meglio bisogni individuali o collettivi e studio del sistema di interazioni che garantisce tale tipo di organizzazione. Ecco, vedete, come dicevo, di fatto si è mantenuto il significato etimologico del termine, no? L'economia è una scienza molto antica. Da quando è apparso sulla Terra, in buona sostanza, il genere umano, è nato, per così dire, il problema economico. Qual è il problema economico? Esistono delle risorse scarse, delle risorse limitate. Se non ci fosse un problema di limitatezza nelle risorse, non nascerebbe il problema economico. Ciascun soggetto di questo sistema di interazioni, che dico subito viene definito sistema economico, quindi ciascun soggetto che fa parte di questo sistema che mettiamo sotto osservazione, appunto definito sistema economico, se non ci fosse un problema di limitatezza delle risorse, utilizzerebbe tutte le risorse che ritiene opportuno per soddisfare i propri bisogni. Le risorse in questo caso sarebbero illimitate e quindi non ci sarebbe proprio bisogno di studiare un'organizzazione per utilizzare queste risorse, non nascerebbe il problema economico. Nel momento in cui invece abbiamo a che fare con delle risorse limitate, delle risorse scarse, ecco che nasce il problema economico, cioè nasce il problema di organizzarci per gestire al meglio queste risorse, d'accordo? È evidente che all'inizio della storia dell'umanità, per così dire, le risorse erano risorse anche abbastanza semplici, no? Le risorse della famiglia, chiamatela come volete, del gruppo organizzato, cibo soprattutto, il principale bisogno era quello di nutrirsi. Però ecco, in questa accezione il problema economico è sempre esistito. Ovviamente nell'accezione moderna del termine abbiamo a che fare con delle risorse un po' più complicate di quelle di una semplice famiglia. Ma io oggi farò tutta una serie di anticipazioni su concetti che riprenderemo essenzialmente quando parleremo di microeconomia. Però è opportuno dare già adesso una prima definizione di economia. Mi scusatemi la ripetizione, poi ci ritorneremo tra qualche settimana quando parleremo di microeconomia. Quindi dicevo, quali sono queste risorse? Beh, se volessimo fare una tassonomia, cioè una classificazione tra le risorse da utilizzarsi, risorse che diventano, non sono altro che input per il sistema economico considerato. Bene, quali sono questi input del nostro sistema economico? Beh, tipicamente, come dicevo, se volessimo fare una tassonomia, avremmo tre grosse categorie di risorse. Il lavoro, cioè quanto prodotto dagli esseri umani che si trovano all'interno del sistema economico, le materie prime, che ancora oggi in molti testi in questa classificazione trovate sotto il nome di terra, capiremo subito perché, ci ritorneremo, le materie prime, e tutto il resto, cioè tutto ciò che non è lavoro e che non è materie prime, che viene indicato sotto il nome di capitale. O perché le materie prime ancora oggi, giusto per dare una notazione storica, sono indicate con il termine terra? La risposta è semplice. L'economia, come diciamo, è una materia molto antica, il problema economico si è posto da sempre, da quando sono apparsi, come ho detto prima, gli esseri umani sulla Terra hanno avuto la necessità di organizzare risorse scarse.
Beh, se però volessimo trovare una data iniziale, volessimo cercare di capire a che data far risalire l'economia così come la intendiamo oggi, nell'accezione più vicina a quella attuale del termine, una buona data, è difficile sempre dire qual è la data d'inizio di una materia, questo è evidente, ma una buona data d'inizio, una buona proxy della data d'inizio può essere trovata nel 1776, che è la data in cui è stato pubblicato un libro di fondamentale importanza, che si chiama La ricchezza delle nazioni. In realtà il titolo completo è un po' più ampio, lasciamo perdere, perché questo libro è noto dovunque con il titolo della ricchezza delle nazioni. Libro scritto da un signore inglese, scozzese per la verità, che si chiama Adam Smith. Bene, questo signore ha scritto un libro che viene considerato il primo libro di economia moderna e lui stesso viene considerato il primo economista moderno. In realtà, per essere precisi, viene considerato il primo economista della prima scuola di economia moderna, che si chiama economia classica. Ecco, questo per dire che il 1776 può essere considerata come una buona data di nascita dell'economia, per così dire, moderna. Ci ritorno su questo testo, è evidente che in quegli anni l'economia era basata soprattutto sull'agricoltura, no? L'agricoltura era il settore economico fondamentale, stava iniziando ad emergere anche l'industria, è evidente, però era ancora marginale rispetto all'agricoltura e quindi la materia prima per eccellenza del settore agricolo non poteva che essere la terra. Motivo per cui quando questo signore e altri signori che hanno iniziato a scrivere di economia avevano la necessità di dividere gli input in categorie, è venuto naturale indicare con il termine terra le materie prime. E questo termine è rimasto nei libri di economia ancora oggi per indicare le materie prime in molti testi di economia, seppur ovviamente adesso ha perso di significato in questa accezione del termine. D'accordo? Allora dicevo, perché questo viene considerato come primo libro di economia classica? Beh, il problema sta proprio nel soddisfacimento dei bisogni collettivi. Abbiamo bisogno di organizzare queste risorse scarse, lavoro, capitale e materie prime, con l'obiettivo di produrre, cioè di realizzare output per il sistema economico. Ma produrre che cosa? Non produrre per fare operazioni fini a se stesse, ma produrre beni che siano utili al fine di soddisfare al meglio il benessere individuale e collettivo. Bene, sino al 1776, o quantomeno fino alla pubblicazione di questo libro, il benessere collettivo era individuato come corrispondente al benessere del sovrano. I paesi erano retti dai sovrani. Il sovrano era lo Stato e l'unica cosa che interessava era soddisfare i bisogni dello Stato barra sovrano. Quindi chi si interessava, per così dire, di economia sino ad allora, non è che non ci fossero delle persone, gli studiosi che cercavano di introdurre teorie per ottimizzare le risorse limitate, ma il problema era che l'obiettivo era quello di ottimizzare al meglio i bisogni del sovrano. Adam Smith è stato il primo che ha spostato l'attenzione dal sovrano alla collettività intesa come insieme di tutti i cittadini, di tutti i soggetti che vivono all'interno di uno Stato. E quindi l'obiettivo del sistema economico
è iniziato a diventare il soddisfacimento dei bisogni collettivi intesi come bisogni di un insieme di persone, d'accordo? Da allora in poi le teorie economiche hanno avuto appunto come obiettivo finale quello di soddisfare almeno i bisogni di un'intera collettività. Ecco perché questa è la data in cui si considera partire l'economia moderna. Qualche altra precisazione. Sistema economico. Sistema economico è l'insieme di tutti i soggetti che fanno parte del nostro ambiente di studio. Ma chi sono questi soggetti? Beh, ci sono i cittadini che acquistano, consumano questi output, questi beni prodotti, ma che offrono anche lavoro all'interno del sistema economico. Poi c'è lo Stato. Non c'è dubbio, di qualsiasi natura esso sia, abbiamo tutti abbastanza chiaro qual è il concetto di Stato, no? L'organismo deputato alla gestione del bene pubblico. E poi ci sono le imprese, che sono i soggetti che curano la trasformazione di input in output. D'accordo? Qui dobbiamo fare subito una precisazione. A seconda della tipologia di sistema economico, abbiamo diverse teorie economiche. In particolare, una teoria economica molto importante si chiama capitalismo. Adam Smith è stato il primo esponente di questa teoria economica e poi ne sono seguiti tanti altri. Sistema capitalismo, di tipo capitalista o capitalismo che dir si voglia, è quello che noi studieremo, semplicemente perché l'Italia, come quasi tutti i paesi occidentali, e gran parte dei paesi del mondo, è retto da un sistema economico di tipo capitalista. Non è l'unico sistema economico esistente. Un altro grosso sistema economico è il socialismo. Questi due sistemi economici, socialismo e capitalismo, hanno per così dire battagliato nel corso soprattutto del secolo scorso, non del Novecento, dove c'erano enormi fette della popolazione mondiale che vivevano in paesi retti da sistemi economici di tipo socialista. Ci ritorneremo quando parleremo di microeconomia. Cerchiamo di capire quali sono le differenze fondamentali, seppur in maniera molto esemplificata, tra questi due sistemi. Beh, le differenze fondamentali hanno a che fare con... sono essenzialmente due. La prima differenza è chi prende le decisioni all'interno del sistema economico. Iniziamo proprio dal secondo perché è più semplice da comprendere. Nel sistema economico di tipo socialista, chi prende tutte le decisioni all'interno del sistema economico è lo Stato. È lo Stato che prende tutte le decisioni economiche. Quali sono le decisioni economiche? È lo Stato che decide come organizzare questi input al fine di produrre. Cioè, ad esempio, è lo Stato che decide i cittadini che lavoro devono fare. È lo Stato che decide quali beni bisogna produrre. È lo Stato che decide come risolvere il problema della soddisfazione del benessere individuale e collettivo, cioè, in altri termini, è lo Stato che decide i cittadini quali beni debbano possedere. Possedere in questo caso è una parola non corretta, quali beni debbano consumare. D'accordo? Quindi in un sistema economico di tipo socialista è lo Stato che prende tutte le decisioni. Chi è che prende tutte le decisioni in un sistema economico di tipo capitalista? Secondo voi? No. Popolo, ecco, lei è una delle classiche teorie di tipo socialista, in realtà il socialismo era postulato che lo Stato era del popolo e quindi, poiché lo Stato prendeva tutte le decisioni, era il popolo che prendeva tutte le decisioni.
Chi prende tutte le decisioni invece in un sistema economico di tipo capitalista? No? No? Un soggetto molto meno, come dire, materiale, seppur vogliamo utilizzare questa parola per definire lo Stato, molto meno materiale dello Stato, molto più immateriale dello Stato. Il mercato. Tutte le decisioni all'interno di un sistema economico di tipo capitalista sono prese da un soggetto molto strano che si chiama mercato. Ecco perché il capitalismo è anche detto economia di mercato. Definiremo il mercato quando parleremo di microeconomia, daremo una definizione precisa. In questa sede possiamo anticipare che il mercato è un luogo immateriale, immateriale, dove venditori e compratori si incontrano al fine di scambiare beni. Quindi, semplicemente, il mercato è un luogo immateriale, cioè non tutto caratterizzato da... non è un mercato fisico, ecco, per intenderci. È un luogo immateriale dove si incontrano venditori e compratori per scambiarsi beni. E proprio questo soggetto così strano, per così dire, così immateriale, la mano invisibile, per utilizzare una terminologia di Adam Smith, che definiva proprio il mercato la mano invisibile, ecco, per dare questa immagine metaforica, no? Di soggetto invisibile che controlla tutto, ecco perché la mano invisibile, è proprio il mercato che prende tutte le decisioni. Cioè è il mercato che decide i cittadini che lavoro debbano fare, è il mercato che decide quali beni debbano essere prodotti ed è il mercato che decide questi beni da chi vengono consumati. Questa è la prima differenza fondamentale. La seconda differenza fondamentale attiene al terzo input. Abbiamo detto le tre categorie di input erano lavoro, materia prima e capitale. Che cos'è il capitale? Tutto quello che non è lavoro, materie prime, tutto il resto. Cosa entra in questa categoria di input? Beh, per esempio, se abbiamo a che fare con la produzione delle imprese, che so, i macchinari, piuttosto che le fabbriche, intese come edifici, no? Tutta una serie di input, per così dire, materiali, cioè che hanno una consistenza fisica, materiale, ma non solo, anche degli input di natura immateriale. Cioè, che non hanno una consistenza materiale, ad esempio, le conoscenze, il know-how, sempre più importante nelle economie avanzate moderne. Le tecnologie, piuttosto che il denaro. D'accordo? Ecco, ritorniamo alle differenze tra capitalismo e socialismo. La seconda differenza fondamentale, ce ne sono tante altre ovviamente, è proprio su chi detiene i diritti di proprietà sul capitale, da cui il termine capitalismo. Nel socialismo è lo Stato a detenere i diritti di proprietà sul capitale, cioè lo Stato che possiede macchine, fabbriche, piuttosto che denaro, ovviamente. Ovviamente non può detenere i diritti di proprietà sui lavoratori, sarebbe schiavitù. Prego. Sì, dicevo, in un sistema economico di tipo socialista è lo Stato che detiene i diritti di proprietà sul capitale. Questo capitale viene concesso, per così dire, in usufrutto. A chi lo deve utilizzare? Per esempio alle imprese vengono concessi, se volete, se fosse in fitto, va, è proprio così, ma insomma, ma rimane di proprietà dello Stato. Invece nel capitalismo i diritti di proprietà del capitale sono in mano ai privati, non allo Stato. Sono i privati che detengono il capitale. Chi lo detiene? Beh, i cittadini, ma non solo. Anche questi soggetti particolari, le imprese, che proprio per distinguerli dai cittadini, cioè dai soggetti fisici, vengono detti soggetti giuridici.
questo sa indicare che la vita di un'impresa, nasce da vita a morte, è stabilita dalla giurisprudenza, dalla legge, d'accordo? Ci si pensate, non è così banale, cioè ci è voluto del tempo per arrivare a questa postulazione, cioè un soggetto che non esiste dal punto di vista di reale, se vogliamo, no? Eppure gli viene data la possibilità di possedere il capitale. Significa che un'impresa può possedere la casa in cui viviamo, no? Quante persone vivono in case possedute da imprese? Ci pensate, non è così scontato, ci si è arrivati dopo diverse iterazioni. Quindi dicevo, è l'altra differenza fondamentale: nel capitalismo i privati posseggono il capitale. Oh, attenzione, concludo questo argomento. Cerchiamo di capire bene una cosa. Ci sono stati fior di economisti che hanno scritto la teoria del capitalismo, ma anche fior di economisti che hanno scritto la teoria economica socialista. Primo tra tutti Carlo Marx, che ha scritto un libro che si chiama Il Capitale. Ovviamente non si è solo parlati di economia, ma anche e soprattutto di politica. Tenete conto che l'economia e la politica sono materie ad alto livello, per così dire, molto interrelate tra loro. Cioè, è difficile oggi, ma sempre, che decisioni politiche non abbiano riflessi economici e viceversa. D'accordo? Quindi dicevo, fior di economisti che hanno scritto, postulato la teoria economica capitalista e altri economisti altrettanto bravi, che altrettanto valenti, che hanno postulato la teoria economica socialista. Se vi andate a leggere questi libri in maniera, per così dire, asettica, senza pregiudizi, potete tranquillamente convincervi della bontà della mia teoria piuttosto che della bontà della seconda teoria. Attenzione, cerchiamo di capire, ci torneremo quando parleremo di microeconomia. Su che cosa si sono confrontate queste due teorie? Su quale fosse il miglior sistema per soddisfare al meglio il benessere collettivo? Quindi tutti e due avevano lo stesso obiettivo: soddisfare al meglio il benessere collettivo. E i teorici si sono confrontati su quale sistema riuscisse in questo intento nel modo migliore. Come sempre in questi casi, come dire, vale più la pratica che la teoria. Ad oggi sembrerebbe che il sistema che è meglio riuscito nel soddisfacimento del benessere collettivo è stato il capitalismo. Tanto è vero che tutti gli indicatori ci dicono che i cittadini che vivono in sistemi di tipo capitalista hanno avuto un maggior benessere collettivo rispetto a quelli che hanno vissuto in un paese retto da un sistema economico di tipo socialista. E molti paesi che si trovavano in questo sistema economico sono migrati verso il sistema economico di tipo capitalista attraverso una serie di fasi, dico per completezza, che esistono dei sistemi, le economie che vengono dette miste, sistemi economici misti, che hanno una serie di caratteristiche di tipo capitaliste e altri di tipo socialiste che possono essere spostati più o meno verso uno dei due sistemi. Ovviamente questo non vuol dire che tra 10 anni, 100 anni, 200 anni magari ci si accorgerà che si era sbagliato strada, o magari nasceranno altri sistemi economici, no? Ci sono stati dei tentativi di postulare altri sistemi economici, però ad oggi sembrerebbe che il sistema economico di tipo capitalista è quello che ha assicurato nel miglior modo possibile il benessere collettivo. Attenzione, una breve parentesi e chiudo su questo argomento. Ovviamente noi siamo ingegneri che studiano economia. Per inciso, lo dico sempre, sono ingegnere anch'io, sono ingegnere aeronautico di formazione universitaria, quindi poi ho cambiato mestiere, però voglio dire, quindi il mio dire siamo ingegneri che studiano economia non era un plurale maestasis, ma è la realtà. E la guardiamo con un'ottica ingegneristica. Questo per dire, è chiaro che qualcuno potrebbe dire sì, vabbè, ma il benessere collettivo chi ci assicura che le persone che vivono in un paese socialista non siano più felici o altre cose del genere? Bene, discorsi validissimi, ma noi
non ci interessiamo di questo. Noi ci interessiamo come ingegneri solo di quello che possiamo misurare. Quindi diamo una definizione di benessere collettivo, diciamo come si misura, poi una volta che siamo d'accordo su questo, quando diciamo che i paesi in cui vige il capitalismo hanno assicurato un maggior benessere collettivo rispetto ai paesi in cui vigeva il socialismo, non stiamo a fare discorsi tanto astratti, ma stiamo semplicemente dicendo che rispetto a quegli indicatori, a quei numeri che abbiamo scelto per misurare il benessere collettivo, questa è la risposta. Poi possiamo aver sbagliato i numeri, questo è un altro discorso, però ripeto, noi facciamo discorsi basati su numeri, d'accordo? Domande su questo tema? Altro distinguo, le dimensioni del sistema economico. Abbiamo detto una prima distinzione fatta tra la tipologia del sistema economico. Poi viene fatta una distinzione tra le branche dell'economia, cioè tra le parti dell'economia che andiamo a studiare a seconda della dimensione del sistema economico che andiamo a studiare. In particolare, se il sistema economico è dell'ordine di grandezza Stato, parliamo di macroeconomia. Anche qui vedete definizione poco precisa. Che significa dell'ordine di grandezza Stato? 100.000 abitanti, 1 milione di abitanti, 10 milioni di abitanti, non possiamo dire. D'accordo? Dobbiamo, per così dire, andare col buon senso. La macroeconomia studia problemi che hanno a che vedere con un sistema che ha la complessità di uno Stato, che non significa necessariamente uno Stato giuridicamente formato, vi spiego meglio. È evidente che se vogliamo studiare quali sono gli indicatori fondamentali degli Stati Uniti d'America, lo studieremo con le teorie macroeconomiche. Saranno 400 e passa milioni di abitanti, non so neanche quanti sono. Vogliamo studiare il reddito complessivo, vogliamo studiare la ricchezza complessiva in quel paese, lo studieremo con una metodologia di tipo macroeconomica, non c'è dubbio. Beh, però se vogliamo studiare quali sono gli indicatori fondamentali economici della California, beh, la California non è uno stato giuridico, no? Se vogliamo è una regione, per utilizzare una, in realtà la cosa è un po' più complessa, ma se vogliamo utilizzare un'analogia con l'Italia, è una regione. Ma è indubbio che studieremo la California con una teoria macroeconomica, no? La California è grande, se fosse uno stato autonomo sarebbe sicuramente nei primi 10 paesi del mondo per ricchezza autonoma, non c'è nessun dubbio, d'accordo? Ed è molto più complessa di alcuni stati giuridici che comunque studiamo con teorie di natura macroeconomica, no? Se vogliamo andare a studiare, che so, il Lussemburgo, è evidente che sarà un centesimo della California, forse anche meno. Stessa cosa per l'Italia, l'Italia la studiamo in questo modo. Se vogliamo andare a studiare l'economia del Lazio, beh, probabilmente, anzi sicuramente, la studieremo con teorie macroeconomiche, sono 5 milioni di abitanti, è un sistema complesso. La microeconomia invece studia sistemi economici che non sono dell'ordine di grandezza Stato. Facciamo degli esempi, cosa studia la microeconomia? Beh, tipicamente la microeconomia studia come sistema economico, ad esempio, l'insieme di tutte le imprese che producono un determinato bene. Per inciso ci ritorneremo, l'insieme di tutte le imprese che produce uno stesso bene si chiama industria. Non confondere con magari l'accezione comune del termine, no, magari nel linguaggio comune l'industria è la fabbrica, invece no, in microeconomia l'industria è l'insieme di tutte le imprese che producono uno stesso bene. Quindi ad esempio potremmo studiare l'industria dell'automobile, l'insieme di tutte le imprese, di tutti i soggetti che fanno parte del sistema economico interessato alla produzione dei beni degli automobili. E vedete che quando noi andiamo a studiare un sistema microeconomico, questo sistema microeconomico può essere contenuto all'interno di uno Stato, può abbracciare diversi Stati. Possiamo studiare l'industria dell'automobile in Italia e quindi andare a studiare l'insieme di tutte le imprese che producono automobili in Italia, di tutte le persone che acquistano automobili in Italia,
e così via dicendo, tutti i subfornitori delle imprese che producono automobili in Italia. Ma potremmo anche studiare l'industria automobilistica europea e quindi andare a studiare tutte le imprese che producono automobili, che li acquistano in Europa. Ovviamente noi ci interessiamo di microeconomia, sarebbe anche molto interessante studiare la macroeconomia, ma gli ingegneri che operano nel mondo produttivo hanno a che fare soprattutto con problemi microeconomici, no? Magari qualcuno di voi avrà anche a che fare con problemi macroeconomici, che so, diventerà ministro del tesoro, glielo auguro, magari si ricorderà dei docenti di economia dell'epoca, o che so, diventerà assessore alla regione. Però è evidente che nella maggior parte dei casi interesserete di problemi microeconomici. Ciò nonostante, quando possiamo, quando potremo, faremo dei richiami di macroeconomia. Un po' perché alcuni concetti ci serviranno per la microeconomia e un po' perché alcuni termini toccherà conoscerli. D'accordo? Che altrimenti leggerete un qualsiasi giornale o un qualsiasi telegiornale dove si parla quasi sempre di economia e macroeconomia e vi troverete in difficoltà. E subito facciamo un richiamo, perché mi serve dopo per concludere questa introduzione. Abbiamo parlato di ricchezza prodotta all'interno dei paesi, per così dire, no? Abbiamo detto, che so, Adam Smith, l'agricoltura contribuiva più degli altri settori alla ricchezza di un paese. Come si misura la ricchezza prodotta all'interno di una nazione? Si misura con una grandezza che si chiama PIL. Una classica grandezza macroeconomica, prodotto interno lordo, PIL è l'acronimo di prodotto interno lordo. Come si definisce il PIL? PIL si definisce come il valore economico di tutti i beni e servizi, valore economico di tutti i beni e servizi prodotti all'interno di una nazione in un determinato istante di tempo. Valore economico di tutti i beni e servizi prodotti all'interno di una nazione in un determinato istante di tempo. Valore economico di tutti i beni e servizi prodotti all'interno di una nazione in un determinato istante di tempo. Ragazzi, quando facciamo 3 ore, vado avanti ancora un quarto d'ora, facciamo un'unica pausa, d'accordo? Come direte voi, se preferite fare una pausa più breve e andare via prima, o fare una pausa più lunga e andare via prima. Allora, dicevo, prodotto interno lordo. Come si misura il PIL? Beh, è semplice, basta seguire la definizione, bisogna andare in una nazione, vogliamo misurare il PIL dell'Italia, enumerare, cioè individuare quali sono tutti i beni e servizi prodotti, misurare il valore economico, cioè vedere a che valore economico, a che prezzo sono stati venduti, per così dire, e avremo il PIL. In pratica, impossibile, no? Se volessimo andare in Italia e vedere tutti i beni e servizi venduti solamente per queste telecamere, no? Ce ne saranno centinaia, migliaia di modelli, di tipologie. Pensate su tutti i beni prodotti e venduti, non ne usciremo più. Tanto è vero che il PIL, ci ritorneremo quando parleremo di inflazione, si misura con metodi statistici. Cioè si definisce qual è un insieme che statisticamente rappresenta al meglio tutti i beni e venduti, tutti i beni e servizi venduti all'interno di una nazione, e si va a vedere fisicamente quei beni effettivamente a che prezzi sono stati venduti. D'accordo? Questa grandezza è importantissima. Se voi prendete un qualsiasi giornale, o sentite un qualsiasi telegiornale, in qualsiasi istante di tempo, almeno a livello nazionale direi che 9 volte su 10 compare la parola PIL. Si dà un'importanza enorme a questa grandezza. In realtà ci sono alcuni economisti che hanno molto criticato questo indicatore, che ancora oggi è molto importante, no? Hanno indicato, non a chiacchiere, in maniera, hanno individuato altri indicatori per misurare il benessere collettivo. Il PIL è l'indicatore che misura il benessere collettivo di un paese. E gli stessi economisti, alcuni di loro, hanno detto che tra 100 anni, quando i nostri nipoti o bisnipoti leggeranno, si troveranno a leggere i giornali dell'epoca, si faranno delle grasse risate,
commentando quanta attenzione noi davamo a questa grandezza che affetta, come abbiamo capito, abbiamo intuito, da enormi valori, da enormi errori di misurazione. Noi siamo lì a discutere se cresce dello 0,6, 0,7 all'anno, no? Ieri sera per caso ho visto un dibattito tra Travaglio e Renzi e si discuteva di questo. Il PIL cresce, l'OCSE, che è l'organismo che misura tra le altre cose questo indicatore, uno degli organismi che misura questo indicatore, ha abbassato le previsioni di crescita sul PIL italiano del prossimo anno allo 0,8. E quindi si discuteva sul perché e per come c'è stato questo. Non è che le ha abbassate da 10% allo 0,8, d'accordo? Le ha abbassate di qualche decimo di punto, d'accordo? E si sta lì a discutere con molta attenzione su questo argomento. Leggete un qualsiasi giornale, si discute sempre di PIL. O per inciso, qual è secondo voi il paese che ha il più elevato PIL al mondo? Gli Stati Uniti, è corretto. In che cosa si misura il PIL? Il denaro, il valore economico, si sceglie il dollaro come unità di misura del PIL. Questa scelta non è del tutto rilevante, no? Perché è evidente che paesi che producono in valuta diversa dal dollaro scontano il rischio di cambio. Magari si apprezza o deprezza la moneta del 5%, all'improvviso il PIL in un anno, se lo misuriamo in dollari, cresce o decresce del 5%. Ci sono degli aggiusti su questo punto, ma insomma ci sono delle oscillazioni, non c'è dubbio. Quanto vale il PIL degli Stati Uniti nell'ultimo anno? Date un ordine di grandezza, gli ingegneri devono saper dare gli ordini di grandezza. Secondo voi, se andate a comprare tutti i beni prodotti dagli Stati Uniti nel 2014, quanto spendereste? Miliardi. Miliardi? Beh, ci mancherebbe. Quanti miliardi? Prego? Migliaia, sì. Quanti? No, milioni di miliardi un po' eccessivi. Perché quando c'erano le lire, erano milioni di miliardi di lire, non esageriamo. Quanto sarà secondo voi? 10 miliardi no, è una cifra irrisoria. Probabilmente 10 miliardi è il fatturato di una grossa multinazionale del settore farmaceutico. Anzi, probabilmente ci si può arrivare. Diciamo i 17 mila miliardi. Il PIL del 2014 degli Stati Uniti è 17 mila, grosso modo, è l'ordine di grandezza. 17 mila miliardi di dollari. Qual è il secondo paese? Cina. La Cina, è così. Quanto vale il PIL della Cina? Poi più semplice perché si possono fare i confronti. 10 mila. È corretto. 10 mila miliardi di dollari. Attenzione. Quando ho iniziato a fare questo lavoro, a insegnare economia, dopo aver preso il dottorato in materie economiche, i primi corsi in cui facevo l'assistente all'università, certo le materie, meno questa fase del tutto generale, non è che ci sia molto da inventare, il PIL era anche 20 anni fa, quando più o meno ho iniziato questo lavoro, la Cina, nella classifica dei 10 paesi a maggiore PIL del mondo, non esisteva, cioè non pervenuta, non c'era nei primi 10, nei primi 15, non c'era appunto. Quindi in 20 anni è diventato il secondo paese del mondo. Proprio quando ha deciso il passaggio da un'economia di tipo socialista, ho cancellato, a un'economia di tipo capitalista, passando per diversi gradi di economie miste. D'accordo? Secondo paese del mondo e diventerà il primo, se continuo con questo ritmo, non c'è dubbio, in non tanti anni. Qual è il terzo paese? Il Giappone. Qualcuno l'ha detto correttamente. Quanto vale il Giappone? Sì, più o meno 5, me l'ero segnato, vale 4,6. Giappone, paese uscito distrutto dalla seconda guerra mondiale, che si è ricostruito in pochi decenni, grazie a tutta una serie di cose, soprattutto organizzazione della produzione, la qualità e quant'altro, probabilmente ne parlerete nei corsi che tiene il professor Falcone e i suoi collaboratori. È diventato il terzo paese del mondo, prima del secondo, poi è diventato il terzo. Quarto paese? La Germania. L'Italia, piano piano, arriviamo vicini a noi, la Germania, paese a maggior PIL d'Europa, vale 3.008, grosso modo, non c'è dubbio, ha assorbito i costi della riunificazione, Germania Est e Germania Ovest,
e da quel momento in poi ha iniziato un'altra volta a crescere molto velocemente ed è diventato, già lo era, ma si è ancora di più consolidato nelle posizioni di vertice. Poi chi c'è dopo? L'Inghilterra. In realtà l'Inghilterra e la Francia se la battono, ecco qui il problema del cambio, che l'Inghilterra naturalmente oscilla molto a seconda del cambio sterlina-dollaro, ci sono ovviamente delle oscillazioni, comunque diciamo Inghilterra e Francia sono 2014 più o meno alla pari, UK e Francia, intorno al 2009. Siamo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi chi c'è? Il Brasile. Chiaramente il Brasile in un modo o nell'altro è sempre a lottare con l'Italia, degli appassionati di calcio ancora ricordano a che finale. Il Brasile ha superato l'Italia e si trova a 2003, e poi c'è l'Italia. Che nonostante tutte le difficoltà si trova a 2100, grosso modo. Questa è la classifica dei paesi a più elevato PIL. Tenete conto di una cosa, ecco, quando appunto facevo queste introduzioni del corso da 20 anni fa, c'era il G7, cioè i 7 paesi più ricchi del mondo. Quando si parla di G7, G8, G20 ci si intende proprio questo. I paesi a più elevato PIL, la classifica dei paesi più ricchi del mondo viene fatta andando a vedere i paesi che hanno il più elevato PIL. All'epoca c'era il G7, cioè c'erano i 7 paesi più ricchi del mondo, si faceva un incontro di questi paesi, uno famoso, voi siete troppo giovani, non ve lo dovete ricordare, ovviamente si fece proprio a Napoli, ai tempi del primo governo di Silvio Berlusconi, allora Premier, e fu famoso perché in Mondovisione arrivò l'avviso di garanzia a Silvio Berlusconi, primo avviso di garanzia, e detto appunto scalpore, perché fu il primo caso in cui un Premier in carica, no? Gli venne notificato davanti alle televisioni l'avviso di garanzia. E quindi c'era il G7, che erano i 7 paesi più ricchi del mondo, ed erano gli Stati Uniti, c'era, sì, poi c'era il Giappone, sì, la Germania c'era, UK c'era, Francia c'era, Italia c'era, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'era il Canada. Questi erano i 7 paesi più ricchi del mondo. Vedete che a distanza di 20 anni sono prepotentemente entrati nei nuovi paesi, la Cina e il Brasile non c'è dubbio, però poi i paesi che c'erano all'epoca, diciamo, hanno fondamentalmente retto. Se andiamo a vedere il seguito della classifica, troveremo la Russia, l'India, il Canada. D'accordo? Ho un piccolo distinguo. Lei non ha seguito la mia introduzione al corso. Non dovete usare i telefoni. Però viene perdonato perché non ha seguito l'introduzione al corso. Poi dopo glielo dirò di nuovo. Allora, attenzione, benessere collettivo. Cosa diversa è il benessere individuale, no? È evidente che questi 17 mila miliardi sono a beneficio di 400 milioni di cittadini. 10 mila miliardi sono a beneficio di 1 miliardo e 300 milioni di cittadini. È una cosa completamente diversa. L'indicatore che si utilizza per misurare il benessere collettivo è il PIL pro capite. Semplicemente il PIL diviso il numero di persone che vivono all'interno di uno Stato. PIL pro capite. Beh, non sto lì a farvi la classifica perché qui entrano paesi tutto sommato improbabili, no? Che so, gli Emirati Arabi, piuttosto che il Lussemburgo, piuttosto che il Principato di Monaco. E poi ci sono anche paesi invece molto più consolidati come i paesi del Nord Europa, che sono da sempre in testa alla classifica di PIL pro capite. D'accordo? E concludo e poi mi fermo per la pausa. Parlando di PIL, diventa anche molto importante, e qui mi collegherò con il discorso perché gli ingegneri studiano economia, capire come è composto questo PIL tra i tre grossi settori in cui è divisa tipicamente l'economia, che sono il settore primario, l'agricoltura, poi c'è l'industria, poi c'è i servizi, il terziario, tutto il resto. Cosa c'è nei servizi? Turismo, commercio, banche, assicurazioni, istruzione, quello che volete, consulenza, magari progettazione per chi ingegnere andrà a interessarsi di progettazione. Questo
questo è molto importante perché far capire come si modificano le economie dei paesi. Ecco, se prendiamo l'Italia e la mettiamo sotto osservazione, andiamo a vedere come era composto il PIL prima del boom economico, 10 anni dopo la guerra, va, 50-55, no? Subito dopo la guerra ce n'era nessuno perché l'Italia è uscita distrutta dalla seconda guerra mondiale, si è risollevata grazie al piano Marshall, ma comunque velocemente poi ha recuperato i punti persi. In percentuale, fatto il 100 il PIL dell'Italia, secondo voi come era diviso tra agricoltura, industria e servizi? Prima veniva l'agricoltura, sì, quanto pesava? 60-70. Diciamo in realtà pesava il 50%, non esageriamo, c'era qualche giusto in Italia. Era comunque un paese avanzato, eh. E quanto pesavano gli altri due, industria e servizi? 25-25. Questo era grosso modo, macroscopicamente, poi naturalmente variava tra un anno e l'altro, la composizione del PIL in Italia prima del boom economico. Quanto vale oggi questa composizione? Come è divisa? 50, 30. Quanto vale l'agricoltura? 3%, 4%, diciamo 5% per essere buoni, adesso sta un'altra volta crescendo, perché ci sono produzioni a più alto valore aggiunto, i vini, piuttosto che altre cose. Quanto vale l'industria? Prego? 30%. Grosso modo, anche qui oscilla, era salita, poi sta scendendo un'altra volta. E tutto il resto? Servizi. 65%. Questa è la composizione del PIL in Italia. Il che significa che gli ingegneri, che in questi anni sono cresciuti a dismisura, vedete, grosso modo l'industria è rimasta in percentuale pari. Certo è cresciuta la dimensione complessiva del sistema economico italiano, quindi è indubbio che sono cresciute le industrie, però diciamo percentualmente è rimasta più o meno pari. I servizi di fatto si sono mangiati quello che ha perso l'agricoltura. Questo significa che percentualmente gli ingegneri, che sono cresciuti tanto, sono stati impiegati sempre di più nei servizi, cioè non direttamente coinvolti nella produzione manifatturiera, questo vale anche per gli ingegneri industriali, d'accordo? Ma impiegati in attività che hanno a che fare con altre cose, consulenza, piuttosto che attività software, no? Produzione di software ad esempio, tanto per dirne uno. E questo significa che da un certo momento in poi ci si è resi conto che nella formazione degli ingegneri, seguendo un po' tutto quello che stava succedendo anche negli altri paesi occidentali, questo sia chiaro, dove più o meno avveniva la stessa cosa, ci si è resi conto che nella formazione degli ingegneri dovevano assumere sempre maggiore importanza temi non solo strettamente tecnici o tecnologici, ma anche economici. Motivo per cui appunto gli ingegneri hanno incominciato sempre di più a studiare economia. Vi assicuro, per quella che è la mia esperienza, io subito dopo la laurea in ingegneria, prima di tornare all'interno dell'università, di capire che quello era il mio mestiere, per così dire, ho lavorato nel settore produttivo per un certo numero di anni, pochi evidentemente, però mi sono stupito di come appunto nel mondo reale le problematiche che ci si doveva trovare ad affrontare erano molto diverse da quelle che aveva affrontato nel percorso degli studi. In particolare mi mancavano proprio queste competenze, no? Entravo in delle riunioni e non capivo nulla o quasi nulla di quello che si diceva. Perché? Perché non conoscevo il linguaggio, non conoscevo la terminologia, non conoscevo le logiche, e si parlava di problemi organizzativi, gestionali, economici, seppur microeconomici. Attenzione, si stava lì a cercare di decidere, ecco, il problema macroeconomico di grandissimo contenuto modellistico, problemi semplici, però purtroppo mi sedevo alle prime riunioni, anche voi perché poi soprattutto chi fa attività di consulenza ancora oggi, un po' per darsi un tono, usa un linguaggio del tutto particolare, acronimi, termini che il linguaggio è soprattutto inglese, ma alcune volte senza neanche necessità, comunque voi per un motivo o per un altro non ci si riusciva proprio a comprendere di che cosa si stesse parlando. Poi naturalmente col tempo
dovetti studiare alcune cose, per così dire, e capì che poi alla fine non era niente di fantascientifico. Per fortuna queste cose sono state corrette nel corso del tempo e si è iniziati da subito anche nei corsi di ingegneria a studiare problemi che hanno a che fare con l'economia. Va bene, fermiamoci pure per la pausa.